La Corte di giustizia ha il compito di garantire che la legislazione dell'Unione europea sia interpretata e applicata nello stesso modo in tutti gli Stati membri. A tal fine, la Corte verifica la legittimità delle azioni delle istituzioni dell'Unione europea, garantisce che gli Stati membri adempiano ai propri obblighi e interpreta il diritto dell'Unione su richiesta dei giudici nazionali. La Corte dirime le controversie tra Stati membri, istituzioni dell'Unione europea, imprese e cittadini. Per far fronte alle numerose migliaia di cause sottoposte al suo esame si divide in due organi principali, la Corte di giustizia composta da almeno un giudice per ogni Stato membro e dal Tribunale composto da 28 giudici. La Corte di giustizia è poi affiancata da otto avvocati generali. La Corte dei Conti è il revisore esterno indipendente dell'Unione europea. Il suo compito è quello di controllare se le entrate dell'Unione europea affluiscono in maniera corretta e se le spese siano state sostenute legalmente e regolarmente. La Corte esegue i suoi compiti in maniera indipendente dalle altre istituzioni e dai governi nazionali. Il mediatore europeo conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni europee. Il mediatore tratta le denunce da parte di cittadini, residenti, imprese e organizzazioni dell'Unione europea. È eletto dal Parlamento europeo per un mandato di cinque anni. Tutti i cittadini o i residenti di uno Stato membro dell'Unione possono presentare una denuncia, così come qualsiasi associazione o impresa. Può trattare però solo denunce riguardanti istituzioni o organismi dell'Unione europea, non nazionali. Opera in piena indipendenza sia dalle altre istituzioni europee che dai governi nazionali.